figurine e figuracce, avventure e disavventure del mondo dello spettacolo, confessate dai protagonisti ed estorte da Benedetta Boccoli. Benedicta, dicta. Dicta Boccoli. Benedicta, estorte da Benedicta. Estorte. Punto. Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori della notte di Rai Radio 1. Chi nella vita non si è mai trovato in situazioni imbarazzanti, difficili, di disagio? Tutti noi. Ebbene, chi sarà con noi stanotte a figure, figurine e figuracce? Buonanotte, con chi ho il piacere di parlare? Buonanotte, con Cristiana Lionello. Cristiana, bene, come stai? Bene, 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 bene. Senti, Cri, che cosa stai facendo in questo periodo? Sto dirigendo e facendo, e aspettando di andare a Milano a riprendere uno spettacolo che abbiamo fatto a Roma. Ricetta per single, regia di, sì, con? Cinzia Berni, Cristiana Lionello, Alessandra Corompai e Francesca Zavaglia. Beh, una e commedia Paolo Persi! È una commedia molto carina, fa molto ridere. È uno spettacolo, sì, per il pubblico, assolutamente. Per il pubblico, sì, sì, ridiamo moltissimo anche noi. Senti, mi racconti com'è andata quella volta che? Ah, quella volta che ero piccola, 13 anni diciamo, vigilia di Natale, sì, quindi tutti i preparativi, addobbi eccetera. A casa mia c'è un corridoio lunghissimo, a un certo punto c'è un arco, sì, io mi metto dietro l'arco e dico: il primo che passa gli faccio buh! E chi passa? Mio padre. Passa il mio grande padre, faccio, Lionello, il grande Oreste, passa, gli faccio buh! E lui gli prende un colpo. Certo. Allora mi mette seduta e mi fa tutto un discorso: queste cose non si fanno, questi scherzi non si fanno perché puoi far male alle persone e poi non è educazione. E io: sì papà, hai ragione, scusami, non lo faccio più, però sono contenta, è Natale, mi ero messa lì, ma ti giuro che non lo faccio più. Calcola che al piano terra, sì, ci vivevano i miei nonni, sì, e appena lui va da un'altra parte io prendo l'ascensore, scendo al piano terra, mi metto dietro la porta, suono il campanello, si apre la porta e faccio buh! E chi era? Mio padre un'altra volta. A quel punto ho fatto: no, non è possibile, non è possibile. Ma avendo giurato su tutti i santi che non l'avrei mai più fatto, una figura di che non hai un'idea. Senti, tuo padre che ti ha detto a quel punto? Ha chiuso la porta. Era buffissimo lui. Ha chiuso la porta. Con un tempo perfetto, preciso. Sì, sì, da teatro proprio. Buh, pum. Sì. E poi gli ho detto: ma scusa, ma ti ho lasciato 2 secondi fa su, ma come hai fatto a scendere giù prima di me? Lo sapeva? No, no, non lo sapeva, non immaginava che io potessi fare una mostruosità del genere. Senti, ma poi com'è stato quel Natale? È stato un disastro? Ti ha messo in punizione o è un bellissimo ricordo? No, è un ricordo che ogni volta che mi viene in mente, ma veramente mi fa rido come una cretina, guarda. Senti, ma papà a casa com'era? Che papà era? Severissimo, severo, era. Dai. Severo. Sì, molto. Era molto severo, era un uomo severo, specialmente sull'educazione. Senti, ma che cosa ti ha lasciato di importante tuo papà? Oddio, lo sai che non lo so, perché me ne ha lasciate tante. Perché tutte le volte che poi io faccio una cosa o devo fare una cosa, glielo chiedo sempre, dico: ma sarà giusto? Penso sempre, purtroppo, ecco, mi ha lasciato questo. Penso a come avrebbe fatto lui. E questa cosa non so se è un bene o un male, perché non riesco mai a decidere per come sei libera, tu, per come sono io. C'ho sempre una sorta di rimorso se poi non faccio quello che avrebbe fatto lui. Però sicuramente non hai ereditato un grande talento. Tu sei una grande attrice, Cristiana. Insomma, lui mi ha formato, lui mi ha insegnato, è stato il mio maestro, mi ha dato del lei per fino a 35 anni. Signorina, ti ha dato del lei al lavoro? Sì, sì, sul lavoro, sì. Dai! Sì, 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 bellissimo. Era signorina, vada, signorina, s'accomodi. Lei è una cagna. No! Vada via, è una ladra. Una ladra di intonazioni? No, è una ladra perché rubavo i soldi. Come rubavi i soldi? Sì, nel senso che stavo lavorando, rubando, perché ero una cagna. Allora diamo un bacio a Oreste ovunque lui sia. Ovunque lui sia, lo baciamo tutto. Io ti ringrazio, grazie a Cristiana Lionello, in bocca al lupo per il tuo lavoro, sei bravissima e viva il teatro. Evviva. Grazie, ciao. Ciao, amore. Grazie. Figure, figurine, figuracce, l'importante è figurare, perché se uno nella vita non figura, che figura fa? Ciao.